le preoccupazioni vanno scemando un po'. Subito a caldo, tantissima paura, tantissima tensione, non mandiamo i bambini a scuola, dicevano le mamme nei gruppi WhatsApp, tanto nervosismo, perché il fatto è avvenuto in piena ora di punta, in pieno pomeriggio, alle 6:15, 6:30, quindi quando i bambini tornano a casa, i genitori vanno rincasando, c'è chi va a comprare il pane, la frutta, le ultime cose per la sera. Quindi la paura c'è stata. Oggi va scemando un po', ma si teme sempre che possa scoppiare una guerra che non deve assolutamente scoppiare, invece, tra famiglie, tra situazioni che chiaramente non piacciono. Che quartiere è adesso lo Sperone, Donuco? Come tutti i quartieri di Palermo, un quartiere che sta vivendo un'escalation di violenza incredibile. Abbiamo visto qualche mese fa in centro città quello che è successo. Non è un problema delle periferie, è un problema sociale allarmante che riguarda l'intera città. Chiaramente qui abbiamo altri fenomeni che si intrecciano con l'escalation di violenza. Sicuramente lo Sperone resta un quartiere bello, di gente bella, che chiede una mano per venire fuori da questo stato di periferia esistenziale in cui per anni è stato lasciato.